aspettandoti da mesi sto evento. Vai. Vai! Tutto? Frena, frena, frena! Cari ragazzi, finalmente quel momento tanto atteso è arrivato. Beh, oggi andremo a incontrare Martina, perché ancora questa lei non l'ha guidata. E dato che, come succede spesso, la Martina guida le auto che ho, anche questa volta la Martina guiderà questa auto. Ci sarà da fidarsi? Sono fiducioso, però allo stesso tempo ho sempre quell'ansia che faccio fatica a superare. Vi ricordo che le modalità dell'auto sono tre: comfort, sport e controlli staccati. Non so, voi la fareste guidare la vostra macchina alla vostra fidanzata? Rispondete qua sotto con sì o no, perché mi rimane solo che fare due belle dronate in attesa della Martina, che tanto per cambiare è in ritardo. Ben arrivata, neanche saluti. Ciao. Quindi oggi cosa ti tocca fare? No, oggi è il grande giorno, non cosa mi tocca fare. La domanda era, se te la cavi, numero uno, a fare il che? A guidare. Beh, vai, sei Leclerc. Oggi è prontissima, l'aspettiamo tutti da mesi sto evento. Ma ti ha scritto qualcuno? Accomoda la vita, e te sei già bella piazzata lì, chi ti muove? Adesso non ti insegno niente, facciamo che si accenda qua la macchina. Ma se c'è scritto start and stop? Non ho visto. Ma dicevo, non va, perché non va? Comunque vedi, è qua il bottone della chiave, Marti. Così lo sai, inizio. Un'ape! C'hai già la porta aperta. Sei mica una professionista del settore qua. No, è che si vede che sono nella parte sbagliata. Di solito sono abituata a stare lì. Vai, il nostro. Per gradi. Dovete sapere che la Martina ormai è difficile da spaventare, le ha provate tutte, addirittura è andata a fare anche i traversi, pista, e aveva la gonna e ogni curva, non vi dico cosa si vedeva. Cosa dici? Puoi premere quel bottone magico lì? Performance. ESC quando è rosso è un problema, perché vuol dire che si diverte. Scaliamo subito le gomme. Scaldiamo, non scaliamo. Come va, Popa? Siamo partiti un po'. Sei ancora tutta integra? Un po' stanca. O te la fai sotto già? Sei già lì che te la fa sotto, che si è pentita? Mi fai il fenomeno, vediamo quando guido io com'è la tua faccia. Cioè, mi sa che devi mettere i pantaloni di scorta. Con la gonna pure, cioè, si vede il video. Io un'altra pulizia di tailing non la faccio qua dentro. Allora adesso io metto il launch, tu devi capire come si mette. Vedi questa? Non riesco neanche a trattenere le facce. Ci sarebbe un bel parcheggio traversi, sai che bello che sarebbe? C'è una gallina. Sì, è qua, eccola qua. Scusa? Ma dov'è la gallina? Sì, pubblicamente mi rimangio quello che ho detto. Mi rimangio quello che ho detto. Quiz sulla macchina, cavalli? 570. Errato! Ti sembra che abbia solo 570 cavalli? 624. Derivati da cosa? 600. Newton metri di coppia? No. Passo. 0-100, questo lo sai, dai. 0-100. From 0 to 60, lo dicono in inglese, no? Oh. From 0 to 60 in 3.8. Sei pronta a guidarla? Non oso immaginare le mie facce in questo video. Tocca a te. Sarà una roba lenta e indolore. Sì, vedi, tira dentro, sporta. Però tenta non sporcare, cioè. M alla guida, te la puoi cavare secondo te? Problema tecnico 1. Diccelo. Non ci vedo niente, cioè proprio vedo fin qua. Solleva sto sedile. Non trovo il pulsante. Un indizio? Cioè, guarda qua che gambe. Dai. Un indizio. Aspettate, un attimo. Non
ci arrivo, ma però Martina, ma si vede tutto. No, non andare indietro, non ci arriva il freno. Martina, in alto devi andare. Sei su al massimo. Così non ci vedo io. Ti giuro, sei su al massimo. È impraticabile. Non è un messaggio pubblicitario a questi fazzoletti. Uno sulla chiappa di destra, uno su quella di sinistra. E muoviti, che ne abbiamo solo quattro. No, di là andiamo. Metti la prima. Down. Down, sì. Down vorrà dire giù le marce. Esatto. Tu devi mettere la prima. Andiamo. Andiamo up. Tenta! Aiuto! Magari partiamo col comfort, no? Mari alle 10:10. Mai! Cosa? Mari? Ah. Neanche così! Cos'è sta roba? Calma, no, fermo. Pianino, questa è qua e questa qua. Che posto. Oh, erano, oh, due mani sul palazzo. Già lì, hai fatto. No, bene. Erano più su. C'ho le prove. Dopo le riguardiamo com'era. Mamma mia. Curva? Curva? Curva. Curva. Poi frenino. Ma sei una professionista ormai. Cheat. Ti rassicuro che la Martina è stata tante volte sulla macchina, ma questa qua è la prima dove effettivamente guida. Ma che curva! Per fortuna che c'abbiamo delle strade mezzo abbandonate. Martina, cosa fai? Hai detto nel sei vista. Dritto, vai dritto di là. Cioè, sei dritto, vai dritto. Non fai andare a destra e a sinistra che hai dritto. Mi sembrava un po' troppo sereno. Cioè, una volta che mi fido. Tutto giù, tutto giù, tutto giù. Brava. Ha fatto anche. Dai, dimmi qualche altra cosa. Si vedono tutte le gambe qua sotto. No, qualche indicazione. Freccia a sinistra. Wow. Non l'ha fatto adesso. Come si fa a fargli fare? A fargli fare il cambio. Cos'è questa mossa? La scoppietta. Sai che sto già male? Forse il gas e freno? Perché stai male? Che forse non è una guida molto lineare. Cioè, prendi una Ferrari, vuoi una guida lineare? Ma che è? Sei una palla al piede, cioè. Ti piace? Molto. Te la senti cucita addosso? Devo andare. Qui la strada. No, sai che scappa un po'. Cioè, non fa esattamente quello che vuoi. Dove scappa? Sculetta? Non lo so, cioè non è proprio aderente al 100%. Perché la vuoi rigida? La mettiamo? Io la voglio che tu dici vai lì e lei va lì in quell'istante. Lei allora, ci mette un po'. La mettiamo su sport, sospensioni rigide. Oh, così ti piace di più che senti ogni buca come fosse l'acciaio che... Te la vuoi in salita che così sì. Senti più il motore. No, anche così in discesa devi sempre stare col piede sul freno. Lo vedi adesso il cofano o no? No, però vedo la strada. Apri! Qui anche vola tutto! No, i nostri fazzoletti, no! Davvero c'è un po' di fazzoletti sotto. Vai, lascia un po' di spazio alla macchina davanti. Vai! Tutto? Sì. Gioco da ragazzi ormai. No, in realtà potevo andare un po' di più, però volevo prenderci la mano. Te la sei fatta sotto. Oh, rotonda! 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 Qua a destra? Vai, insegnami il trucco. No! Occhio, occhio! Ma non si vai, può fare destra. Uscita tattica a destra? Destra? Cambia! Cosa? Ma se è automatica? Direi che è sufficiente! Inerzia? Non sto toccando. Vamos a la playa. A me mi gusta bailar. Dai, su ami, oh oh. Giù tutto. Spingi sto gas. Ma
a sinistra. È venuta. Frena, frena, frena. Voi lasciate qui. Brevissima. Ottimo. Non sto benissimo, ma va bene. Let's go! È venuto bene? Speriamo. Come speriamo? No, è che io ho visto tutto quel mondo. Ebbene, cari amici, siamo giunti alla fine di questo video. Andrea, cosa dici? Se l'hai cavata alla grande, incredibile. Socci, complimenti da te. Sensazioni di guida? Allora, ti dico, in uscita di curva mi piace un sacco, è super reattiva, però non mi dà il senso della precisione. Per rifare le sospensioni? Sì, di sicuro non e è un problema mio, è un problema della macchina. Step successivo direi che impari a fare i tondi. Dici? Però dobbiamo alzare il sedile lì per fare qualche fazzoletto in più. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e anche un commento. E dite ad Andrea che devo guidare più spesso, che così mi perfeziono. Non ditemelo. Ciao a tutti. Ciao.